Buongiorno a tutti. Allora, nel mio primo video ho mostrato a grandi linee come procedere per realizzare un impianto di irrigazione interrato senza centralina, ma con la sola pressione dell'acqua del rubinetto domestico. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio l'impianto che ho realizzato, come funziona e qualche piccolo consiglio per realizzarlo anche voi nel vostro giardino. Come potete vedere, tutto parte dal comune rubinetto domestico. Qui nel mio caso ho aggiunto un distributore a quattro vie della Gardena. Sotto alla prima uscita abbiamo l'ottimo timer, sempre della Kleber, ma di questo parleremo in un altro video, mentre nell'altra uscita inferiore abbiamo la partenza dell'impianto di irrigazione a goccia dell'aiuola. Sotto al timer hanno inizio le due linee dell'impianto di irrigazione interrato. I due tubi proseguono lungo il muro, fissati con queste pratiche fascette da elettricista che risultano perfettamente compatibili con il tubo da mezzo pollice della Kleber e sono anche molto pratiche poiché possono essere infilate l'una sull'altra, mantenendo i tubi sempre alla medesima distanza. E qui, dopo un paio di curve, vediamo il punto di innesto nel terreno delle tubazioni. Come vi dicevo, l'impianto che ho realizzato si tratta di quello della Colibri della Kleber. L'impianto è composto da due linee, su ciascuna delle quali si innestano 5 irrigatori. E questo è il numero massimo di irrigatori che potete installare. Di questi solo uno può essere il 360 gradi, quello circolare, poiché ha un più elevato consumo d'acqua. E io con la pressione del mio rubinetto sono un po' al limite sui 5 irrigatori. L'impianto parte regolarmente, però gittata viene ridotta in maniera sensibile, quindi il mio consiglio è di stare sui 4 irrigatori, sicuramente riuscirete a coprire tutto l'arco del vostro giardino e in caso ampliate le linee. Per iniziare, ovviamente serve partire da un progetto, quindi munitevi di carta e penna. Riportate su un foglio tutte le misure del vostro giardino, tracciate il percorso del tubo collettore e i punti dove intendete posizionare i vostri irrigatori. Poi stilate una lista della spesa con i vari raccordi, curve, irrigatori che vi serviranno per non trovarvi sforniti al momento della realizzazione. Ok, una volta realizzato il progetto possiamo procedere con gli scavi e questa, ahimè, è la parte più dura e faticosa dell'intera operazione. Ci sono molti video tutorial che vi mostrano come realizzare un solco con la sola punta della vanga facendola oscillare avanti e indietro, ma questo è possibile solo in determinate condizioni di terreno, cioè quando avete un terreno soffice e molto drenante, ma nella maggior parte dei casi non sarete così fortunati. E quindi preparate pala e piccone poiché ci sarà da faticare un po'. Anzi, se come nel mio caso vi trovate di fronte a un terreno molto compatto ed argilloso, beh, allora abbandonate le mezze misure, procuratevi una motozappa, una zappetta elettrica, qualsiasi attrezzo a motore possa aiutarvi a smuovere almeno il primo strato di terra. Una volta realizzato lo scavo, il passo successivo è stendere il tubo collettore e questa operazione potrebbe rivelarsi più ostica del previsto, poiché quando l'andate ad acquistare il tubo collettore vi arriva in una matassa composta da molte spire tenute insieme da una fascetta elastica. Ecco, quando andate a rimuovere quella fascetta libererete un effetto molla che vi potrebbe complicare un po' l'operazione. Quindi il mio consiglio è di procurarvi questi picchetti, sono quelli che uso per il telo pacciamante,
e fissare il tubo per tutta la sua lunghezza. Questo vi aiuterà sia a ridurre appunto l'effetto molla che a tenerlo sempre a contatto con il terreno e alla medesima profondità per tutto lo scavo. Ok, una volta steso il tubo possiamo posizionare i nostri irrigatori. Quindi prendete il supporto che andrà infilato semplicemente a pressione all'interno del tubo e andiamo ad avvitare sopra l'irrigatore. Ecco, fate molta molta attenzione in questa operazione, poiché non dovete stringere troppo, per due motivi. Il primo è che all'interno dell'irrigatore è già presente una guarnizione di gomma, che quindi già ci assicura una buona tenuta. Il secondo è che dietro questa guarnizione di gomma c'è una piccola lamella di plastica e stringendo troppo forte andremo a sfondarla, compromettendo così il funzionamento dell'irrigatore. A me è successo con il primo che ho montato. Ho stretto e ho sentito crack. E un altro consiglio che vi do è quello di inserire l'irrigatore all'interno di un qualsiasi tubo di gomma. Questo è uno di quelli che si usano sotto il lavello da idraulico. E questo vi aiuterà, oltre che a proteggere l'irrigatore da urti accidentali, anche nelle operazioni di pulizia e manutenzione. E ne esiste anche una versione prodotta dalla Kleber, che però è più che altro un colletto che protegge solo la parte superiore, ma io preferisco il tubo da idraulico. Costa meno, costa un 50-60 centesimi, lo trovate in qualsiasi ferramenta. E ha il vantaggio di proteggere anche la parte inferiore dell'irrigatore. Il mio giudizio su questo impianto non può che essere positivo, ma attenzione, poiché questi irrigatori sono tanto efficienti quanto delicati, quindi necessitano di qualche accortezza durante l'installazione. Quindi la profondità deve essere quella esatta, non lo lasciate emergere dal terreno, poiché è veramente molto delicato. Qui vediamo che ci sono arrivato con a pizzicarlo con il tagliaerba ed è subito partita la punta. E a livello di efficienza ho provato vari tipi di irrigatori e questi sono di gran lunga i migliori. E se continuate a seguirmi farò un video, una comparativa su tutti gli irrigatori che ho provato. E per il momento non ho altro da aggiungere, ci vediamo al prossimo video.